Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Armando Garufi da Globus Radio Station. E stasera siamo tanti e stasera parliamo di uno sport particolare. Ricordate una volta, chissà quante volte siete caduti per andare sui pattini a rotelle? Com'erano i pattini a rotelle di una volta? Erano con due ruote davanti e due ruote di dietro. Adesso invece sono così, facciamole vedere qua in telecamera. Ora sono così, le rotelle rimangono sempre quattro, ma sono una dietro l'altra a trenino. Bene, questo è il cosiddetto famoso pattinaggio in linea. E lo facciamo stasera con Giuseppe Sapia, vicepresidente della società Paternò in linea. Buonasera. Buonasera. Ciao Giuseppe. Ciao Armando. Con di fronte a me Fulvio Garufi, abbiamo lo stesso cognome, e Giorgio Grasso accanto. Buonasera. Che sono istruttori della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, e poi abbiamo quello che corre. Ciao. Corrono tutti, ma lui in modo particolare, Carmelo Costa, che è un pattinatore. Grazie per essere intervenuti. Grazie, allora, a voi per averci invitato. Abbiamo voluto proprio far vedere il pattino per far capire che cos'è il pattinaggio in linea. Ho detto bene o ho errato in qualcosa? No, non è... Cerchiamo di ampliare un po' il discorso. Sei stato abbastanza esaustivo, diciamo, nel limite, diciamo, della descrizione del pattino. Quello è, diciamo, lo strumento che necessita per... Intanto mi presento, sono Giuseppe Sapia, anche se già sono stato ben presentato. Esatto. Scusate. Quindi il pattino, diciamo, è lo strumento che serve, diciamo, per praticare questo sport. Uno sport che a nostro modo di vedere è uno sport, diciamo, che ci dà tanta sensazione di libertà. Noi, diciamo, abbiamo iniziato a pattinare quasi per gioco. E comunque anche per gioco, diciamo, è rimasto, perché non abbiamo mai avuto, diciamo, alcun tipo di fine agonistico, diciamo, nella nostra associazione fino ad oggi. E anche se qualcuno dei nostri componenti ha in passato, diciamo, partecipato ad alcune gare federali. Quindi il pattinaggio in linea è uno sport che si pratica con questo attrezzo, diciamo, con le rotelle ai piedi e con delle protezioni che noi mettiamo per proteggerci da eventuali cadute e non farci male. Quindi uno sport, diciamo, che io voglio definire come
ci dà una sorta di senso di libertà, diciamo nella nostra vita. Quindi voi siete un'associazione che è nata per divertirsi, insomma, per pattinare all'aria aperta, ma da quest'anno forse qualcosa è cambiato, nel senso che siete anche diventati agonisti, nel senso siete entrati anche nello sport agonistico? Ci stiamo provando, diciamo, perché da un paio di anni alcuni dei nostri componenti, dei nostri associati, hanno voluto intraprendere, diciamo, questa strada, si sono presentate delle possibilità di fare dei corsi federali di maestri e di istruttori. Abbiamo due maestri, diciamo, Luca Corsalo, l'attuale presidente dell'Associazione Paternolina, e Rosy Fazio, un'altra delle nostre associate, e i nostri amici che sono qui in studio oggi con noi, Fulvio Garufi e Giorgio Grasso, istruttori federali di pattinaggio in linea, settore freestyle, perché poi il pattinaggio si suddivide in tante, diciamo, sottocategorie, freestyle, corsa, eccetera, eccetera, artistico. Quindi artistico. Loro, diciamo, hanno scelto, diciamo, di prendere questo brevetto, tra virgolette, diciamo, di istruttori di pattinaggio di freestyle, ed oggi sono, diciamo, una risorsa in più, diciamo, per la nostra associazione, che potrà magari prima o poi, se non subito, presentarsi con qualcuno dei nostri più piccolini a fare qualche gara federale. Perfetto, naturalmente adesso sentiamo anche voi, ma io pregherei la regia se mi annullate tutte queste domande della trasmissione precedente, perché vorrei lanciare la chat, nel senso, come dico sempre in tutte le trasmissioni, voi radioascoltatori avete la possibilità di poter mettervi in contatto con i nostri ospiti tramite la chat, ponendo le vostre domande o facendo i vostri commenti. Io leggo delle domande che non hanno a che fare, ma fanno parte della trasmissione precedente. Allora, ok, sperando che... vabbè, ci attendiamo, insomma, che si liberino tutte queste domande. Io a questo punto mi rivolgo agli istruttori, ricordando che sono Fulvio Garufi, sì. Garufi non lo posso dimenticare, e Giorgio, non lo posso dimenticare, Giorgio Grasso, istruttori federali, sì, della Federazione Italiana, appunto, hockey e pattinaggio. Sì. Intanto, oh, mazza, neanche il tempo, avete visto che era importante subito cambiare qua, subito è arrivata la prima domanda, non mi hanno permesso neanche di farvi la domanda, ve la farò dopo. Da che età si può iniziare a pattinare? Allora, io rivolgo la domanda agli istruttori, visto che siete istruttori. Tendenzialmente, Armando, si può iniziare direttamente dai 3 anni in su, grosso modo, per un primo avviamento. Poi, piano piano, si deve capire anche quella che può essere l'impostazione idonea al soggetto, perché noi facciamo prevalentemente avviamento al pattinaggio, quindi ci può essere la possibilità di farlo. Scusate, di fare appunto corsa anziché artistico o altro. Quello è molto soggettivo, anche in base all'impostazione personale dell'atleta, diciamo. Perfetto. Allora, ricordando che naturalmente potete continuare a porre le vostre domande, io vi pregherei di apporre il vostro nome a conclusione della domanda, anche per sapere se siete un maschietto o una femminuccia. Facciamo una nostra statistica, anche perché vorremmo vedere se interessa più agli uomini o alle donne. Altra domanda: pattinare fa male alle articolazioni dei piedi? Ora risponde l'altro istruttore, Fulvio. Giorgio Grasso. Fulvio Garufi è lui. Esatto. Allora, fa male alle articolazioni? Direi proprio di no. Soprattutto se si fa con le apposite protezioni, è davvero difficile farsi recarsi dei danni alle articolazioni. Anzi, è facile trovare anche su internet, insomma, diversi articoli che parlano appunto del pattinaggio come uno degli sport più completi, il secondo dopo il nuoto. E quindi no, decisamente no. Quindi non ci sono problemi per l'articolazione dei piedi. Si può cadere, come si può cadere, sì, certo, la sosta magari può capitare, però voglio dire, può capitare anche cadere da una bici. Certo, si può capitare anche camminando. Certo, a parte quello. Quindi, invece, a questo punto porgo al nostro pattinatore, Carmelo Costa, al nostro atleta. Tu avrai probabilmente iniziato con i pattini... I quad. A quattro, giusto? Sì. Quelle due avanti e due dietro. Mentre adesso sono quelli in linea. È più facile, c'è più equilibrio con quelli precedenti o con quelli attuali?
Allora, per quello che ricordo la io dovrebbe, allora la logica avendo due davanti e due rotelle dietro dovrebbe essere un equilibrio maggiore rispetto a questi che sono a trenino tutte e quattro una dietro l'altro. Ecco, io ho iniziato a pattinare che avevo quasi 5 anni. Sì. Noi siamo pattinatori di famiglia. Uh-huh. Abbiamo avuto anche mio zio che era nella nazionale e cose varie. A me è venuto, ma non solo a me, perché tutti lo possono dire che ha iniziato col pattinaggio con i quad. È molto più difficile con i pattini che c'erano in precedenza, i quad, che era molto più difficile tenere i piedi in parallelo, le gambe in parallelo senza divaricare, che certo, con i pattini in linea. Forse era più un perché io quando ho iniziato col cambio, che c'è stato il cambio dal quad sì. a pattini in linea, ho avuto più difficoltà di quando ho imparato col quad. Perché con linea già i piedi cerchi di tenerlo dritto, la caviglia che già ha il suo stile sul pattino di stare in dritta, a me è venuto più difficile con i quad. Ah, la faccio sempre a te la domanda, c'è la terza domanda, esistono ancora i pattini quad? C'è chi ce l'ha. Che ce l'ha nel passato. È un poco come i vinili, no? È un vintage. È un poco come i vinili, nel senso, una volta c'erano i dischi in vinile, adesso ci sono non CD, hanno più, quindi non si trovano più in giro. Perché allora, una volta io mi ricordo che mio nonno, i quad che me li sistemava col vecchio stile. Sì. Che comprava la scarpetta da calcio, sì. tagliava i taccetti di sotto, uh-huh. perché l'allenatore era mio nonno, bei ricordi però. E poi con tutta la struttura che c'era del quad, che era col pattino e tutto l'alluminio, le andava ad allegare. Sono bei ricordi e belle cose di quando si correva, possiamo dire, però non si trovano più in giro comunque. Mi sa che stasera ci faremo una grande cultura sul pattinaggio in linea. E io invece, prima di passare al primo brano, non mi sono dimenticato, perché poi siccome ci ho filmato, tu poi ce lo commenterai. E vorrei chiedere ai due istruttori. Cominciamo con Fulvio Garuffi. Fulvio, come ci si dà? E come si prende velocità, nel senso lo slancio? Allora, fondamentalmente bisogna darsi delle spinte con la parte del piede quasi a dover dare un taglio sul manto stradale anziché la superficie diciamo sul quale stiamo andando a pattinare. Prima lo slancio con la destra, con la sinistra e così via. Ovviamente più si imprime forza a questo movimento, maggiore sarà lo scatto e lo slancio, la velocità scaturita dallo stesso. Ho capito. E invece come le curve, come ci si ferma, come ci si arresta? Beh, come ci si ferma? Ci sono tantissime tecniche per rallentare, per controllare la velocità, diciamo. E la più classica è quella col freno a tampone, quella appunto col tampone dietro. Ah, c'è proprio un tampone, sì. Quindi proprio si frena. Sì. Dietro, solitamente posizionato sullo scarponcino destro, però si può anche cambiare il lato, e quella è insomma la più standard, la più semplice, anche un po' la più economica, perché poi tutto il resto che serve a noi per controllare, per frenare insomma in velocità, va a intaccare comunque sull'usura delle ruote. Uh-huh. E quindi un conto è cambiare un set di ruote, un altro certo. è cambiare un tamponcino che ci va a frenare. Sì, perché anche le ruote sono soggette a logorarsi. Certo, certo, ci sono diverse frenate. Di questo ne parleremo, anche perché stasera mi vogliono togliere il lavoro. Quarta domanda, siamo partiti veramente a bomba, e questa la facciamo al nostro amico Giuseppe Savia, vicepresidente dell'Associazione Paterno in Linea. Chiedono, nessuno ammette il nome, quindi non mi hanno ascoltato, sono proprio. Ah, e poi c'è un'altra ancora. Esistono diverse tipologie di pattini, come scegliere quelli più adatti? Caratteristiche fondamentali per un buon paio di pattini? Beh, diciamo che dipende innanzitutto da ciò che si vuole fare col pattino, perché possiamo diciamo prendere un pattino chiaro. Per divertirci e per passeggiare diciamo tranquillamente a mare, su una strada o in una piazza con i bambini, e a quel punto basta un pattino base con delle ruote che solitamente hanno un diametro in millimetri di 84. Poi ovviamente per chi, per esempio, i nostri istruttori hanno preso la specialità di freestyle, esistono dei pattini con delle ruote leggermente più piccole che sono anche intervallate, diciamo solitamente nella parte centrale sono un po' più grosse, mentre gli estremi sono leggermente più piccole.
E poi ci sono i pattini da corsa, proprio il classico pattino da corsa, che ha le ruote molto grosse, addirittura arrivano 100, 120, 110. Ora, 110, se non è rossa... Ma perché c'è all'inizio, c'è da dire una cosa che ho dimenticato di dire. All'inizio il pattino di velocità non è nato a quattro ruote. Ah, è nato a 5. A 5. Allora loro avevano pensato all'inizio che le ruote, mettendo le ruote più piccole, le ruote non erano come adesso 90, erano molte più piccole, erano 70 se non erro, 75, ed era a 5. Perché loro erano convinti che si prendeva più velocità. La velocità si prende, perché c'è il pattinaggio in linea su strada, perché io facevo velocità. Il pattinaggio in linea è molto simile anche al pattinaggio su ghiaccio, però con una differenza, che sul ghiaccio si scivola meglio, invece con l'attrito della strada, col pattinaggio in linea, si fa una velocità molto minore. Non parliamo però... di velocità, perché... No, no. Tante cadute ho fatto! No, lascia stare, perché a parte le cadute che io facevo, io usavo i quad, come si suol dire, e non so se voi vedete questo mio naso abbastanza appetito, ogni volta per frenare andavo a frenare contro un muro. Quindi, infatti per tornare anche... Infatti si rifà... Scusate, qui ci sono un sacco di domande, non lo so stasera se riusciamo a mettere anche un po' di musica. A te, proprio che parlavi di velocità, uno dice è scomparsa qua poco fa, aspetta che la rimettiamo a posto perché questa domanda era molto interessante. È interessante. Io non ho mai capito come si frena. Glielo vuoi spiegare una buona volta per tutte questo ascolto? Come frenate ce ne sono molto diverse. Ce n'è una come quella che diceva Giorgio, che è molto più classica, con i pattini più da passeggio, fitness, da diciamo, fitness. Il classico pattino da fitness. Col pattino da velocità c'è o la classica frenata a T. A T come sarebbe? A T sarebbe il piede sinistro o destro, ma di solito viene messo il sinistro avanti e il destro viene allungato. È messo lateralmente così, facendo scivolare le ruote. Te lo farei vedere qua sul parquet, ma non si vedrebbe. Sarebbe così, però. Mi fate rivedere così quel pattino. E un altro così. Sì, sì. Mi fate rivedere quel pattino, perché sono... mi togliete una curiosità. La vogliamo... Ecco, lo state vedendo. Dov'è questo tampone per frenare? In questo modello non c'è. Però si mette qua dietro un meccanismo dove col piede si fa peso sull'ultima ruota. Sì. Alzando un po', diciamo, la punta così al tampone. Sì. La punta si alza. Si alza la punta. Esatto, e strofina il tampone sulla spalla. Però deve essere tutto equilibrato col corpo. E certo, esatto. Perché sennò... Il peso si scarica. Va bene, invece devo dire una cosa. Educatissimo questo ascoltatore. Dice, scusate il nome dimenticato riguardo alla domanda sulla tipologia, ossia le caratteristiche dei pattini e le... Andrea, si chiama Andrea. Grazie Andrea per aver anche specificato il tuo nome. Ragazzi, un piccolo momento di pausa penso che ci voglia, anche perché la trasmissione è interessantissima, io penso che sarà l'unica pausa. Siete sicuramente dei campioni e io voglio dedicarvi questa canzone che è l'emblema dei campioni. I Queen, We Are The Champions. Meraviglia. Certo che in una trasmissione sportiva non poteva mancare un brano come We Are The Champion dei Queen. Vogliamo ricordare che abbiamo ospiti questa sera, a parte il pattino che abbiamo visto più volte, Giuseppe Sapia, vicepresidente dell'associazione Paternò in Linea, Giorgio Grasso, istruttore, e Fulvio Garufi, istruttori della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, e Carmelo Costa, pattinatore. Io sono Armando Garufi, qui è Globus Radio Station. Abbiamo un'altra domanda, a parte, ecco, la domanda è questa, intanto c'è un complimento da parte di Rossana, voi siete meravigliosi. Vorrei chiedere a Rossana, se poi vuole specificarlo, se come pattinatori o come ragazzi. E poi c'è la domanda sempre da parte di... Mamma mia, qua arrivano altre domande, ragazzi. Da parte di Rossana, ho visto gente pattinare all'indietro, ma come si fa, Rossana? Non siamo alieni. Giorgio Grasso, rispondi tu. Allora... Come pattinare all'indietro? Non è una cosa che sicuramente si può fare da un giorno all'altro, questo è sicuro. Però diciamo che è molto simile alla camminata in avanti, solo che appunto va fatta all'indietro.
e va scaricato il peso su, alternativamente sui piedi, prima il destro e poi il sinistro, insomma. E quindi è un po' è come vedersi, immaginiamo di essere ripresi mentre camminiamo in avanti, e a un certo punto magari prendiamo questo video e lo riproduciamo all'indietro, sì. E quindi vediamo praticamente proprio la tecnica della camminata in avanti, cioè camminare, cioè camminare all'indietro è come camminare in avanti, diciamo che i passi però sono sempre quelli, sono sempre quelli, è sempre quella la tecnica. Si sposta il baricentro, però si sposta il baricentro, si sposta il baricentro. Insomma, diciamo che è un poco come andare come il gambero cammina all'indietro, o un po', io che faccio un po' di canoa a livello dilettantistico, e che se tu pagai in un modo la barca, se vai in così la barca è l'esatto, indietro, esatto, insomma, l'esatto contrario della gara. Esatto. Ragazzi, io stasera veramente ci sono una serie di domande, quindi noi dovremmo vedere anche un video, speriamo di arrivare, se no lo facciamo durare un'ora la trasmissione. Allora, qua c'è una persona che non so dice: ma se so patinare con un piede solo, vuol dire che sono bravo? Parliamo con le bisogna vedere cosa sa spare con un piede. Appunto, posso anche stare con un piede così e fare termine al muro. Bisogna vedere cosa deve fare. Tipo nel caso loro che fanno freestyle, con un piede puoi fare anche i birilli. Certo. Con un piede puoi anche cadere a terra. Bisogna vedere che cosa sai fare. Di solito, io per me il freestyle è una specialità che non esiste, infatti li guardo e gli faccio, ma ci provo pure io, ma sono più di più le gare per me, il pattinaggio è solo la velocità, però con un piede, non so fino a che punto. Senti, se io potrei però inventare uno stile nuovo, tipo? A quattro piedi, lo stile del cagnolino. Sicuramente, va bene, questa invece domanda la facciamo al nostro vicepresidente: come capire quando è il momento di sostituire le ruote? Qualche consiglio per ridurre l'usura? E Andrea che ce lo chiede. Andrea ci chiede questo. Le ruote si vede subito quando, praticamente le ruote hanno uno strato di gomma superficiale che pian pianino, diciamo un po' come le gomme delle nostre automobili, si usura. A differenza delle gomme delle nostre automobili che hanno, diciamo, uno strato, diciamo, con dei taccetti, vogliamo definirli così, che non vediamo più quando sono completamente consumati, nelle ruote, diciamo, da pattini non lo vediamo questo perché sono completamente lisce, però vediamo che pian pianino si riduce, diciamo, questo strato, diventano sempre più piccole e a volte si ovalizzano, si deformano perché si impiattiscono, dipende dalla pattinata, dal modo di pattinare, si possono ovalizzare o a punta o altro, quindi modo per, diciamo, ridurre, diciamo, l'usura delle gomme, diciamo, chiamiamole gomme così, delle ruote dei pattini, è quello anche dell'utilizzo del freno, perché una cosa è utilizzare il freno a tampone dietro, diciamo, per le passeggiate, diciamo, e quindi il pattino avrà un'usura regolare, diciamo, da camminata. Una cosa è utilizzare le ruote per fare la frenata a T, come ben diceva Carmelo, o altri tipi di frenate che comunque sfruttano il principio, diciamo, dello strofinio, diciamo, della ruota per terra, quindi per attrito, diciamo, anziché l'attrito del tampone. C'è l'attrito del se usi i pattini li consumi, se no non li usi li direi a casa. Ognuno si cambia le proprie ruote, un po' come il tennista che cambia le proprie cose. Altra domanda, io non lo so se è filmato. Riesco a stare in equilibrio sui pattini ma non a darmi la spinta, qualche consiglio? Pietro risponde Garufi. Fulvio, a te. Pietro 21 si chiama qui. Bisogna semplicemente prendere il coraggio a quattro mani e provare effettivamente a seguire quelle che sono le spinte che ci si accinge a dare comunque. Perché sì, ovviamente ti vuoi approssimare a fare i primi passi, però quello che ti frena solitamente è il timore di cadere magari. Anche se comunque mettendo le protezioni, come è corretto fare, anche in caso di caduta, se ti premuri di saper cadere in avanti, non ti farai mai un danno reale. Ho capito. Perfetto, c'è un'altra domanda. È corretto, prima di sostituirle completamente, interscambiare le ruote nel patino per ridurre l'usura tra loro? Un po' come le ruote della macchina, quelle di dietro si passano, diciamo, davanti, quelle davanti si passano, diciamo, dietro. Di sì. E rispondi. Diciamo di sì. Ogni tanto lo facciamo, anche perché, diciamo, la ruota davanti e la ruota di dietro hanno un utilizzo diverso, perché comunque sono quelle che principalmente ti fanno impostare un po' la curva, quindi si consumano un po' di più rispetto a quelle. Forse quelle che si consumano di meno sono quelle
al centro. Sì, praticamente. E quindi solitamente si incrociano, diciamo, mette la prima con la terza e la seconda con la quarta, le interscambio. Bisogna controllare i battistrati. Sì. E oltre, oltre a intercambiarle nello stesso pattino, li scambiamo anche tra i pattini, perché diciamo, in base alla curva si spigolano da uno o dall'altra parte, quindi oltre diciamo l'1-3-2-4 si fa anche l'inversione di ruota tra pattino e altro. A questo, se posso aggiungere, infatti c'è anche una cosa da dire, che il pattino ha filo interno e filo esterno. Perfetto. Quindi in base alla tipologia di frenata che andiamo a fare, che sono comunque delle frenate senza il tampone, delle slide, possiamo andare a logorare il filo interno anziché quello esterno, e quindi anche questo va a inficiare sul logorio delle ruote. Perfetto, sentite, qua c'è un attimo di pausa, approfittiamone subito per mandare il filmato, che dura circa 3 minuti. 3 minuti e 40, e tu, sì, caro vicepresidente Giuseppe, ce lo commenti. Perfetto. Un po'. E prego la regia di mandare questo filmato e tu nel frattempo ce lo commenti. Allora, inizio, diciamo. Ecco, che filmato è? Inizio a introdurre, diciamo, noi solitamente concludiamo praticamente la nostra stagione, tra virgolette, di sport a fine giugno, primi luglio. Noi cosa facciamo con la nostra associazione? Premetto, diciamo, che non siamo nati, diciamo, con lo scopo di fare gare. La nostra è stata, diciamo, una sorta di gruppo di vecchi pattinatori che si è in qualche modo ritrovata 7 anni fa, siamo nati nel 2009, quindi è il 7° anno di attività questo qui per noi. E abbiamo detto, che facciamo? Li riprendiamo i nostri pattini che sono belli appesi nel muro e li riutilizziamo, ma riutilizziamoli in maniera un po' diversa. Cerchiamo di far conoscere il pattinaggio e farne vedere gli aspetti meno, diciamo, negativi, perché molti associano il pattinaggio magari a uno sport pericoloso, vedono per gente che salta, gente che cade, c'è di tutto. Noi abbiamo fatto, diciamo, conoscere il pattinaggio come una passione, un senso di libertà, una cosa che puoi andare a fare in famiglia, diciamo, magari in vacanza, porti il bambino con i pattini e lo fai pattinare nel lungomare. E così è stato, fortunatamente siamo riusciti nell'intento, siamo partiti in 8, 10, 15 persone nel 2007, oggi abbiamo circa 85 tesserati, che per la maggiore sono bambini dai 4 ai 14 anni. Parliamo soltanto di Paternò? Di Paternò, noi operiamo ovviamente a Paternò, e comunque come scopo principale, dicevo, che non siamo nati, diciamo, per fare agonismo, noi abbiamo, diciamo, visto questa passione, questo pattinaggio, come una voglia di riscoprire la nostra città che in qualche modo è buia, è triste, diciamo, di sera non c'era quasi nulla, e noi l'abbiamo voluta vivere a modo nostro. Noi ci siamo riuniti sempre di sera, ogni giovedì sera, ci si ritrova in una piazza. Ti vedo. Sì, eccomi lì, diciamo, nel video, durante un'intervista di una telelocale. E noi ci ritroviamo in una piazza, spieghiamo e facciamo conoscere il pattinaggio a tutti quelli che vogliono conoscerlo. In maniera assolutamente. Solitamente noi partiamo a fine aprile, ci tiriamo aprile, maggio, giugno, diciamo, primi luglio, e poi ricontinuiamo settembre-ottobre. Questo nei primi anni. Abbiamo fatto conoscere questo pattinaggio, l'abbiamo, diciamo, sviluppato, diciamo, un po' sulla nostra città, passeggiando. Noi stiamo un'oretta in piazza e insegniamo, tra virgolette, non abbiamo altri titoli, però anzi da un paio di anni abbiamo di nuovo. Guarda, io ne approfitto per interromperti, sì, perché qualcuno ha scritto: ma che bel video! In effetti è un gran bel video. Sì, è un bel riassunto di quello che noi veramente facciamo, principalmente nella piazza, dove facciamo giocare bambini e grandi con i pattini. Per noi è un gioco il pattinaggio. Infatti, a fine, diciamo, serata, i più grandi, diciamo, ci facciamo una bella passeggiata per le strade della nostra bella città di Paternò, che offre tanto ma non lo sfrutta, e noi lo passeggiamo e, diciamo, abbiamo anche avuto apprezzamento da molti amici ciclisti che ci seguono intanto nelle nostre passeggiate in linea, così le definiamo, in notturna, ammirare, diciamo, la nostra città, i nostri monumenti di sera, nella pace, nella tranquillità, anche se purtroppo le strade non sono meravigliose, perché sappiamo benissimo le condizioni un po' dell'asfalto, ce la gestiamo in qualche modo. Senti, io approfitto delle domande che continuano ad arrivare. Ok, ci avete convinto, poi questo filmato è proprio caduto doc. Come possiamo partecipare a Paternò in linea? Rossana, Andrea ed Eleonora sono tre ascoltatrici a cui bisogna naturalmente rispondere mentre il video continua. Rossana, Andrea ed Eleonora, ovviamente noi vi aspettiamo tutti giovedì sera. Adesso a maggio riprenderemo l'attività nella piazza, che noi abbiamo ribattezzato come Piazza PIL, è l'acronimo un po' di Paternò in linea. Sì. Siamo sul Viale dei Prateri, in una piazza di Paternò. Ci si vede ogni giovedì alle 20:30 per imparare a pattinare e per fare poi questa bella passeggiata, diciamo, per la città. Aggiungo, nei primi 5 anni della nostra attività noi abbiamo principalmente, diciamo,
svolto diciamo il nostro compito in scusami piazza. Guarda che qua non ci dobbiamo non confondere, Andrea giustamente è un uomo, è un nome maschile e femminile, però in Italia è un nome maschile, può essere Andrea, anche femminile, abbiamo capito che sei un uomo, non ti preoccupare, ha fatto bene a specificarlo, scusaci Andrea. Quindi ci tenevo a concludere col fatto che diciamo nei primi 5 anni abbiamo lavorato tra virgolette, perché noi ci tengo a precisarlo, abbiamo sempre fatto tutto in modo gratuito. Nelle piazze abbiamo imparato, abbiamo insegnato a pattinare in maniera totalmente gratuita. Da un paio di anni siamo riusciti ad avere, diciamo, in affitto una palestra comunale, da prima nel comune vicino di Ragan, da quest'anno nella nostra amata città di Paternò, e abbiamo continuato, diciamo, ad allenarci in inverno. Quindi non ci siamo mai fermati, ci vediamo il lunedì e il giovedì in due turni separati con bambini dai 4 ai 14 anni il lunedì e dai 14 anni in su il giovedì. E lì si paga una piccola quota per coprire banalmente le spese di gestione della palestra, diciamo, vabbè, che mi sembra è noleggiata, quindi diciamo non ci fermiamo mai, diciamo, da un paio di anni a questa parte, e speriamo che possa continuare, perché se noi non abbiamo la palestra in inverno ci andiamo fermando perché non abbiamo gli spazi, diciamo, al coperto, se piove, diciamo, non si può pattinare, si potrebbe pattinare ma non è il caso, come dicevo prima noi vediamo, diciamo, il pattinaggio come uno sport non pericoloso, quindi dobbiamo farlo in totale sicurezza. Altra domanda, ma è sicuro? Le passeggiate in paese sono controllate? La parola questa volta a Carmelo Costa. Sono controllate da noi, perché purtroppo... Avete una specie di... Siamo noi che ci facciamo da vigilanza, da tutori, ci proteggiamo in quel che si può dire, perché purtroppo il comune non ci datta così tanto aiuto anche quando... No, non ci sono dei vigili urbani, vabbè, giustamente no. Dovrebbero mettere delle però cerchiamo di utilizzare le cose fluo per farci vedere durante la notte, blocchiamo gli incroci come si vedeva anche nel video, c'era qualcuno che aveva sì, la pettolina, sì, diciamo, l'abbiamo visto fluo. Cioè, quindi tra diciamo è un'autogestione anche per quanto riguarda la sicurezza. Ho notato che anche a Catania spesso si vedono numeri di ragazzi che e soprattutto in zone un po' più decentrate, vedi la playa, usano questi pattinano insieme con questi pattini in linea, e ho notato che ci sono anche tante ragazze, tante donne, quindi è uno sport apprezzato anche al femminile. Sì. Decisamente. Sì. Le donne sono in molte a partecipare anche a Paternò. Infatti, Eleonora e Rossana sono molto ben accette. Sì, le aspettiamo con ansia. Altra domanda, evidentemente interessa l'argomento, ma anche i bambini partecipano ai giri in città? Non sempre. Giri in città non sempre. Facciamo fare solamente il giretto della piazza della dove piazza, noi li controlliamo, sì. Perché sono tanti, ancora non sanno molti pattinare per come si deve. Perché quando inizi a 5-6 anni devi prendere come un gioco, li devi far giocare. È logico. Per far amare quello che stanno facendo, perciò per fare il giro nella città tra discese e salite per loro è molto pericoloso. Però c'è però in piazza c'è qualcuno comunque che qualcuno più grande che è cresciuto da noi da quando abbiamo iniziato. Più pratico magari viene. Anche perché il genitore viene infatti, la sera. Soprattutto perché, come ha ben detto Giorgio, c'è anche il genitore pattina. Perché la cosa bella di Paternò in linea è che anche i genitori interagiscono con noi. Molti genitori, diciamo, spinti dalla voglia di vedere i loro figli, perché i genitori restano, diciamo, in piazza, restano in palestra ad osservare e ad ammirare i loro figli che pattinano, e sono invogliati a provare i pattini. Ma quando mi fai pattinare? E molti, diciamo, no, hanno imparato a pattinare, diciamo, insieme a noi, e continuano a pattinare. Quindi se c'è il genitore che pattina, il bambino se lo porta, perché alla fine è sotto la sua tutela, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità. Ho capito. Possono pattinare, diciamo. I vostri programmi futuri a questo punto? Avete cominciato, sono 7 anni come... un'associazione per divertimento, abbiamo visto quel bel filmato che conclude la stagione ogni anno ed è bellissimo, ma avete in programma di poter intraprendere anche una, già ve l'ho fatta questa domanda all'inizio, però vorrei che voi lo poteste ribadire, una attività agonistica? Potrebbe trasformarsi in una attività agonistica? Diciamo, non è il nostro scopo, ma visto che c'è qualche... Attualmente gli strumenti bambino, ci sono. Gli strumenti ce li abbiamo, e abbiamo anche qualche giovane che fa ben sperare. Però ancora è lunga la strada. Cioè. Ma non è uno scopo comunque. Ma non rinnego il fatto che alla prima occasione utile qualcuno dei nostri piccoli, diciamo... cincilli, come li voglio ben chiamare io, ci stiamo organizzando anche con li porteremo volentieri a fare qualche piccola gara. Allora... Qua c'è una mega domanda.
E vi devo già dire che avete battuto il record delle domande di tutta la trasmissione che ho fatto. Apparteneva ad una squadra di rugby di Acireale, si è la coppa delle medaglie si è spostata da Acireale a Paternò, okay. Perché è un rivali da sempre. Allora la domanda: quale è stata la soddisfazione più grande che ognuno di voi ha apprezzato nel corso di questi 7 anni? Andrea, quello della domanda tecnica, non quello di sesso confuso. Abbiamo capito bene. Sarà un simpaticone questo Andrea. Sicuramente. Non vedo l'ora di trovare Andrea, diciamo, le nostre passeggiate in linea. Allora, siete 4 e forse concluderemo forse anche con questa domanda. E la soddisfazione più grande di questi 7 anni? La soddisfazione più grande di questi 7 anni sono gli sguardi allegri e gioiosi dei nostri bambini quando imparano a pattinare e si divertono. Secondo me non c'è nessuna soddisfazione più grande di questa, di vedere una piazza piena di bambini e di bambini gioiosi che ci chiamano e soprattutto che ci incontrano per strada, anche fuori, diciamo, nelle realtà, diciamo, agonistiche, e ci vengono a salutare. Ciao Giuseppe, ciao Fulvio, ciao Giorgio, ciao Carmelo, ciao Luca, il presidente, e anche lui un altro degli attivissimi, ovviamente, di Paternò in Linea. E quindi queste sono le più grandi soddisfazioni. Non penso di aggiungere altro. Comunque fra tutte e quattro il più simpatico è Fulvio. Non solo perché ha il mio cognome. È di parte, sei di parte. Fulvio Garufi. Allora, per te la soddisfazione maggiore? Io confermo comunque quello che dice Giuseppe, perché effettivamente vedere gli occhi dei bambini che apprendono e ti guardano con ammirazione, sei il mentore, l'allenatore, l'istruttore, chiamalo come vuoi, una figura di riferimento. Questo non solo ricopre una grande responsabilità, perché comunque diventi in parte anche educatore, ma perché comunque sicuramente ti fa stare bene. Scusami Fulvio, scusami, spero che non sia Andrea prima, no, fammi vedere, no, è un altro numero, è anche molto carino, è rivolto naturalmente a Garufi Fulvio, d'accordo, vabbè, beccati anche questi fanno numeri, fanno. Giorgio Grasso, la soddisfazione più grande di questi 7 anni? Beh, in questi 7 anni sicuramente le soddisfazioni sono state tante e innumerevoli, quello che diceva appunto Giuseppe, Fulvio, ripeteva, insomma, sicuramente quelle sono le più importanti. Io personalmente sono cresciuto tanto con questo gruppo e soprattutto proprio pattinando, perché all'inizio era più una comunità, no? Ci si vedeva, tra di noi ci si spiegava qualche tecnica, qualche cosa. Adesso cerchiamo di cambiare e di evolvere. Scusa, silenzio in sala, perché a questo punto è carino e simpatico anche l'altro Garufi. Grazie, ti sei salvata in coda, ricalcio dentro. Grazie. Carmelo Costa, tu come pattinatore, come atleta, hai fatto un sacco di gare, avrai anche un tuo palmarès, quindi forse anche diventa più difficile trovare un momento di soddisfazione particolare. No, c'è. C'è? C'è. Qual è? Allora, il momento principale risale a 7-6 anni fa. Sì? Anzi, 7 anni fa, quando io la prima volta li ho visti ho detto... Dove stanno andando sti scemi? Si prendevano per palo. Perché? Perché sapevo la mentalità che c'era in città su certi tipi di sport. Cioè dicevo, vabbè, questi qua 5 mesi non ci saranno più. Poi invece, introducendomi pure io, la cosa bella è stata che, oltre al pattinaggio, a darci soddisfazione e forza nel continuare nel fare, è stata pure l'amicizia che abbiamo anche tra di noi, che ci dà sempre quella continuità, oltre al panino, alla birra, al pattinaggio che io imparo. Ma anche perché diventa, io penso, un discorso oltretutto di società, di amicizia, di cameratismo, nel senso, poi sì, andate a mangiare fuori, la pizza, il panino. Però c'è una cosa che ti tiene, che ti dà soddisfazione, che dici, fin quando c'è questo ti dà sempre soddisfazione. E poi anche, come dicevano i ragazzi, vedere i bambini, o allora gli adulti che, guardando i bambini, dicono, ah, io ho 40 anni, ci provo pure se un bambino di 7 anni ci riesce. Giuseppe, io è dall'inizio della puntata che ad occhio là. Ad occhio cosa la tavola. Sono? Noi cosa sono? Anche abbiamo... perché le dobbiamo far vedere. Abbiamo portato dei gadget che regaliamo alla redazione qui di Globus. Noi quindi una nostra classica maglietta. Aspetta, vediamo. Ecco, la facciamo vedere là. E la facciamo. Questa è la nostra maglia ufficiale. Sì? Quella che noi stampiamo sempre, la facciamo in blu e in bianco. Questa è blu. Mentre questa maglia verde è una maglia...
È una tiratura limitata che abbiamo l'anno scorso realizzato per festeggiare il nostro quinto anniversario, 2009-2014. Fanno... 2009-2014, sì, ce l'abbiamo, sì, davanti e dietro. E poi dicevo, dei piccoli gadget che solitamente andiamo stampando e regalando. Questo è un piccolo beige, praticamente, portachiave, si può fare l'utilizzo che si vuole. Bellissimo. E questo è un piccolo portachiave con il nostro stemmino. Grazie. Rigorosamente, Paternellina, la nostra rana, il nostro simbolo, un po' della città di Paternò per noi. Grazie, grazie. Grazie per lo stemmino. No, io non ho fatto l'ultima domanda e poi salutiamo. Vogliamo dire perché si deve fare pattinaggio? Ossia, ovviamente tutti gli sport sono importanti, no, ma che cosa aiuta il pattinaggio? A cosa? Fisicamente parlando. Principalmente alla mente, secondo me. Sì. Perché, come dicevo prima, diciamo, dà questo senso di libertà. E poi comunque, come ha ben detto anche Giorgio, è uno sport abbastanza completo, sì, dopo il nuoto. Le articolazioni non sono particolarmente sollecitate, come a differenza, diciamo, andiamo a fare una piccola corsetta, le articolazioni in base a dove si corre sono molto sollecitate, sì, quelle, sì, delle caviglie, quelle delle ginocchia. Mentre col pattinaggio, quando si sa pattinare bene, si scorre, si scivola e si fa attività fisica facendo muovere tutto il corpo in totale libertà. Io non posso deludere neanche questo ascoltatore o ascoltatrice che ci ha fatto questa domanda. Complimenti, sembrate un gruppo affiatato, coinvolgente di bravi censori. Avete delle divise? Beh, le nostre divise sono divise queste maglie, le felpe, quelle che diciamo facciamo girare ogni anno. Ragazzi, io non so come ringraziarvi. Avete veramente dato lustro questa trasmissione, avete battuto tutti i record di simpatia, di domande, eccetera eccetera. E prima di salutarci io vorrei ripresentarvi, così salutate a uno tutti gli amici di Globus Radio Station. Giuseppe Sapia, vicepresidente della società Paternò in linea. Grazie innanzitutto ad Armando per l'ospitalità, la gentilissima ospitalità. Un saluto a tutti i nostri pattinatori, a tutti i nostri associati, al nostro presidente che in questo momento si trova all'estero per motivi di lavoro, ma sarà presto tra di noi, e ovviamente alla nostra città di Paternò che ci segue sempre e ci sta sempre vicina. Fulvio Garufi e Giorgio Grasso, istruttori della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. Vi ringraziamo nuovamente per tutta l'ospitalità e la gentilezza che ci avete dato. Speriamo di magari rivederci presto per qualche aggiornamento, qualche novità. Sicuramente. Tu? non voglio toglierti la voce. No, vabbè, un saluto, un ringraziamento particolare alla redazione di Globus Radio Station, a tutti i vostri radioascoltatori e ai nostri sicuramente associati che ci seguono e anche, insomma, un po' anche tutti quelli che seguono il pattinaggio. Carmelo Costa, pattinatore. Un grazie a te per averci ospitato e un grazie a chi ha fatto tutte queste domande facendoci battere tutti i record. Allora, no, il record è stato strabattuto. Altre tre commenti. Ragazzi, siete l'orgoglio del paese di Paternò. Complimenti vivissimi. Invitateli per un nuovo appuntamento, visto il successo. Andrea, quello simpatico, vi saluta. Aggiungerei che da paese la scriverei città di Paternò. Il successo è anche grazie ai tuoi interventi che sono stati veramente simpaticissimi. Ragazzi, io vi ringrazio per essere intervenuti, grazie, ringrazio la regia che oggi ha avuto veramente un bel da fare e vogliamo concludere la trasmissione dicendo viva il pattinaggio in linea. Grazie viva a tutti. Il pattinaggio in linea, buona serata. Grazie a te. Ciao. E non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artizzonauti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artizzonanti.
Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414.